Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il comune di Monte San Savino in provincia di Arezzo questa notte intorno alle 4 è stato il teatro dell'ennesimo tragico fatto di cronaca in cui un onesto cittadino è stato costretto ad uccidere per difendere quanto di più sacro esiste, il proprio lavoro e la propria libertà. Freddy Pacini, 57enne, titolare di un'officina ai piedi di Monte San Savino, ha subito stanotte la 38esima rapina ad opera di due malviventi, tra cui il 29enne moldavo colpito poi alla gamba e morto nel tentativo di fuga. Freddy aveva denunciato i continui furti in ogni modo, addirittura gridando la sua esasperazione alle telecamere di Mattino 5, che poco tempo fa avevano acceso i riflettori sulla storia di questo cittadino savinese. Aveva chiesto di intervenire in modo incisivo per rispondere ad una situazione ormai fuori controllo. Freddy chiedeva solo sicurezza per sé e per il proprio lavoro. Si è rivolto però ad uno Stato che non ha dato le risposte che avrebbe dovuto. Lo Stato per troppo tempo in passato ha abbandonato di nuovo un cittadino che chiedeva sicurezza. Freddy dormiva da mesi nella sua officina per difendere la sua unica fonte di sostentamento dalle continue aggressioni di spregiudicati malviventi. Stanotte Freddy è stato costretto a sparare per difendere se stesso e la sua officina dall'aggressione di due delinquenti entrati con un piccone dalla finestra. Oggi Freddy viene indagato, colpevole di essersi ribellato alla 38esima rapinatore, da quello stesso Stato cui aveva chiesto protezione. La solidarietà va a Freddy e alla sua famiglia, verso cui lo Stato ha un debito enorme per non aver saputo assicurare la giusta risposta al grido d'aiuto lanciato. Dopo il decreto sicurezza, nelle prossime settimane, la Camera sarà impegnata ad approvare il nuovo testo in tema di legittima difesa, già approvato in Senato ad ottobre. Dimostreremo a Freddy, alla sua famiglia, alla comunità savinese esasperata da un intollerabile clima di paura e ai tanti Freddy che la cronaca ci consegna, che la nostra non è solo una solidarietà di facciata. Dalle parole ai fatti. Perché non ci siano più cittadini costretti a difendersi da soli e perché quando accadono fatti come quello della scorsa notte, quei cittadini non debbano presentarsi di fronte alla giustizia accusati di reati. Io sto con Freddy, io sto con la legalità, con il diritto alla difesa. Grazie. Grazie.